Ragazzi, bentornati o benvenuti nella serie di video in cui analizziamo il terrore reale. Persone spaventose in carne ed ossa che possono davvero fare del male. Chiudete a chiave tutte le porte e mettetevi al sicuro. Queste sono le cose più spaventose riprese dai videocitofoni. In questa clip possiamo vedere quanto sia realmente utile avere un dispositivo di videosorveglianza. La famiglia era fuori di casa per pranzo quando ricevette la notifica di qualcuno alla porta. Erano due uomini che si stavano avvicinando all'abitazione. Avevano aspettato che non ci fosse nessuno in casa per avvicinarsi e probabilmente irrompere e rubare qualcosa all'interno. Non sono stati fortunati però, perché appena notarono il dispositivo con la videocamera, decisero di andarsene. Il mondo è pieno di malintenzionati, ma a volte basta un semplice videocitofono per spaventarli e farli tornare sui loro passi. Vedere un tentativo di irruzione nella propria casa può essere davvero spaventoso, soprattutto se ti trovi all'interno. Però il fatto di essere lì e vederlo in prima persona può anche aiutare a fare in modo che non avvenga. Guardate cosa accade al proprietario di una casa in Florida. L'uomo si avvicina fischiettando e una volta arrivato alla porta, prova ad aprirla. Ma non si aspettava di certo di ricevere una risposta. Hello? Hello? Who are you? L'uomo in casa prova a capire chi fosse e cosa volesse, ma l'intruso dopo qualche ripensamento decide di andarsene. Per fortuna in questo caso non accade nulla, ma è stato sicuramente abbastanza per spaventare il proprietario di casa. Adesso iniziamo con le cose davvero spaventose. Nel marzo del 2022 a Stockton, in California, venne ripresa una scena davvero da brividi. Possiamo notare in pieno giorno un uomo decisamente adulto che prova a vendere caramelle suonando i campanelli del vicinato. Per molte persone questo è un evidente segnale che c'è qualcosa di strano e di sicuro non aprirebbero la porta. Ma non è andata così alla donna in questa abitazione. Si è fidata e ha deciso di aprire. Non accade nulla di strano, apre la porta e acquista alcune caramelle. Ma guardate cosa succede qualche istante dopo. Tre uomini armati irrompono in casa approfittando della porta aperta e derubano la donna. L'intera operazione era una farsa e l'uomo che vendeva caramelle era un complice. La sua funzione era quella di guadagnare la fiducia dell'inquilino e farsi aprire per poi lasciare entrare i tre complici. A quel punto, riuscendo a rubare qualche oggetto, scappano indisturbati. Qualche minuto prima un altro videocitofono ha ripreso lo stesso uomo che tenta di vendere caramelle in un'altra casa. Quella volta però il proprietario ha notato che qualcosa sembrava strano e ha deciso di non aprire. Purtroppo la polizia non riuscì ad identificare nessuno dei colpevoli nonostante le varie riprese. Da quel momento il quartiere è terrorizzato all'idea che possa accadere di nuovo qualcosa di simile. A Salt Lake City, nello Utah, una famiglia ha dimenticato di chiudere a chiave la sua porta. Scrivono che ogni notte, religiosamente, chiudono sempre la porta a chiave. E quell'unica volta che si sono dimenticati è accaduto questo. Erano le 3:33 del mattino e in 5 secondi l'intruso è riuscito a rubare la borsa di un computer. Al suo interno c'erano svariati documenti importanti, cavi del PC e memory card. Venne subito avvertita la polizia, ma la borsa e il malintenzionato non vennero mai trovati. Questo video mostra le riprese di un uomo sconosciuto che si avvicina a questa porta.
Inizialmente va alla porta e cerca di aprirla senza nemmeno bussare. Il videocitofono manda una notifica al proprietario di casa dicendo che c'è qualcuno alla porta. Così si alza e va a controllare l'entrata. Non appena apre la porta, però, l'uomo entra dentro come se niente fosse. Hello. Vedendo lo strano comportamento, il proprietario gli dice di uscire, ma l'intruso sembra non avere intenzione di farlo. Mentre gli sta chiudendo la porta in faccia, il malintenzionato scaglia un pugno contro il vetro. Fortunatamente non riesce a romperlo e l'inquilino si chiude subito dentro. Nonostante questo, l'uomo continua a provare ad aprire la porta. Non è chiaro quali fossero le sue intenzioni, ma vedendo come si è comportato, di sicuro non aveva niente di buono in mente. Probabilmente se il proprietario avesse controllato bene la registrazione prima di aprire, avrebbe potuto evitare lo spiacevole incontro. Vi avevo promesso che vi avrei parlato di lui. Il 24 febbraio 2022, questo frame venne pubblicato su Reddit, nella community r/San Diego. La foto venne accompagnata da questa descrizione. Uomo con maschera bianca e guanti di latex si aggira nel vicinato. È stato ripreso da un videocitofono mentre guardava all'interno di questa casa. Queste sono tutte le informazioni che abbiamo. Essendo chiaramente una persona che non vuole farsi riconoscere, indossa una maschera. Per questo le autorità non riusciranno a trovarlo, almeno finché non accadrà qualcosa di brutto. Le persone del posto, nei commenti, sono preoccupate perché sono sicure che un individuo del genere, prima o poi, farà qualcosa di sbagliato. Per ora, non possiamo far altro che sperare che non accada. La clip che state per vedere è un terrificante promemoria che ricorda di guardarci sempre intorno prima di aprire la porta di casa. Venne registrata nella notte del 10 agosto 2021 e poi postata su Reddit nella community r/ring. Mostra una donna che torna a casa da lavoro, apre la porta ed entra, ma prima che riuscisse a richiuderla, un uomo armato riesce a entrare in casa sua. Come può fare? Oh, no. Subito dopo si vede un altro uomo che li raggiunge all'interno. I due le chiedono le chiavi della sua macchina, minacciandola con l'arma. Ovviamente gliele consegna, quindi corrono di nuovo fuori e scappano via con l'auto rubata. La donna chiamò subito la polizia, che poche ore dopo trovò il veicolo rubato fermo a uno stop. Si avvicinarono, ma i ladri partirono a tutta velocità. La polizia non riuscì a seguirli e dovette arrendersi. Il veicolo, infatti, non verrà mai trovato. Tuttavia, i due ladri vennero rintracciati solo 2 giorni dopo. Come può fare? Oh, no, no. Questi video ci insegnano che troppo spesso non siamo al sicuro nemmeno in casa nostra. È davvero pieno di gente pronta a tutto. Quindi mi raccomando, state sempre attenti e chiudete bene le porte a chiave. Detto questo, io come al solito vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.